a tutti, chi vi parla è Luca Di Fabio, questa è un'altra puntata delle nostre Mundane Conversations, oggi specialmente in italiano perché abbiamo la nostra ospite speciale questo mese, Alice Lizza. Chi sei e che cosa fai? Siamo Alice, ho 32 anni, da quando ne avevo 14 per una serie di coincidenze ho iniziato a lavorare in TV. Ho iniziato con la TV regionale e grazie a tanti piccoli step sono arrivata poi a trasformare quello che era un hobby e che per un periodo della mia vita mi sembrava semplicemente una parentesi, a trasformarla poi in un lavoro vero e proprio che mi dà tante soddisfazioni da almeno quasi 20 anni, perché ho iniziato nel 2001 e nel 2021 saranno praticamente 20 anni di carriera. Sì, 20. Esatto. Un po'. Noi ci conosciamo perché insieme abbiamo fatto un programma nel lontano 2010 era, no? Sì. Taggami. Sì. Ero al liceo, tu eri da poco uscita dal liceo, penso, abbiamo fatto anche fra l'altro lo stesso liceo classico qui a Pescara. Secondo me quel programma lì è stato anche un po' rivoluzionario, perché tu hai, secondo me, hai capito da prima il senso dei social media. Ti senti di aver scoperto, diciamo, una nuova frontiera del fare televisione nella comunicazione, oppure è stato qualcosa che è capitato? Taggami è stato un esperimento, appunto, che accadeva nel 2010, quando Facebook era arrivato da un annetto in Italia e soprattutto le uniche esperienze che avevamo vissuto di social network erano stati col MySpace da qualche anno. Esatto. Prima. Io sono sempre stata una persona molto affascinata da internet. Uh-huh. In quegli anni, sì, Taggami era un modo per dire ok, abbiamo capito che c'è qualche rivoluzione in atto e vogliamo raccontarla in quel momento. Sì. Storico. E penso che sia stata una delle prime trasmissioni. Ora non so se dal punto di vista, come dire, italiano o internazionale, però una delle prime che aveva proprio un pieno riferimento. Sì, 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 ma infatti guardandola adesso, dopo 8 anni, è attualissimo. È attualissimo, infatti, no? Quindi quel tipo di format, il comunicare, il voler raccontare uno spaccato della società o di un posto, di un evento, di quello che ti capita, è ancora quello che fai adesso nel tuo ambiente lavorativo? Cioè come è cambiato, se è cambiato il tuo approccio a quello che fai, ai tuoi progetti da allora, dalla TV regionale fino alla TV nazionale, viaggiando, eccetera, eccetera? Nei primi anni, quando lavoravo per Rete 8, la cosa che mi incuriosiva di più era raccontare la storia della musica, i musicisti che in quel momento influenzavano un po' la scena rock, punk di quegli anni, quindi stiamo parlando di fine anni 2000. Poi negli anni ho iniziato a capire che comunque dovevo avvicinarmi di più alla realtà. Perciò dopo Yellow Submarine, che fu il primo format che scrissi e feci direttamente io, oltretutto dentro casa. Sempre per Rete 8, no? Sempre per Rete 8, avevo uno studio. Sì, il primo, diciamo, format che io feci per Rete 8, il mio personale, fu Yellow Submarine. Dopo questa esperienza io feci Alice nella città, che invece mi portò a raccontare esperienze reali di vita di artisti abruzzesi che però vivevano in giro per l'Italia e per l'Europa. E poi ci fu appunto Taggami. E lì mi avvicinai a un altro tipo di narrazione, quindi a quello che stava accadendo nel presente, a una fascia una fascia generazionale, quindi agli adolescenti del tempo. Nel 2011 iniziai a lavorare con la Rai e facemmo un viaggio da New York fino a San Francisco raccontando il rapporto tra bit e byte generation, quindi la bit generation, che era stata una mia passione adolescenziale, no? I primi rivoluzionari degli anni 50, che si opposero alla borghesia americana dopo boom della guerra, e confrontarli con quelli che invece erano i miei coetanei, cioè nativi digitali, tra cui tutti quelli come Mark Zuckerberg, Bill Gates, eccetera, che nella Silicon Valley avevano creato un impero ed era nato un po' con la stessa voglia di rivoluzione, cioè non vogliamo più i soliti mezzi di comunicazione, ma ne creiamo noi uno dove ognuno può dire la propria. Sì. Quello era un po' lo spirito iniziale rivoluzionario dei social, che adesso si sono trasformati. Poi nel 2014 invece raccontammo il Brasile prima dei mondiali, quindi la musica, gli aspetti artistici, la cultura del Brasile, degli stati che ospitavano i mondiali nel 2014, e quello fu un viaggio molto intenso perché la cultura brasiliana è
completamente diversa da quella più... E anche varia, penso, da posto a posto, molto rispetto, varia, è molto sì, più variegata rispetto sì, a quelle occidentali. Incontrammo dagli indigeni dell'Amazzonia, agli artisti di Rio de Janeiro, ai designer di San Paolo, a quelli che invece erano i gaúchos, cioè i cowboy sì, del sud del Brasile, quindi fu un impatto molto interessante dal punto di vista anche antropologico. Poi nel 2015 invece tornammo a parlare del web, quindi decidemmo di intervistare non più i ragazzi normali che trovavamo in giro, ma dei personaggi influenti, quindi intervistammo da Giorgio Moroder a David LaChapelle, da Terry Gilliam a Vanessa Beecroft, passando per Nicco Oliveri, cioè da DJ a musicisti, ad artisti, influencer, youtuber, che potevano effettivamente darci un loro punto di vista su come il social network avesse cambiato la loro vita. Sì. E quello fu un esperimento che facciamo per Rai 2 e fu molto interessante perché anche gli stessi intervistati erano interessati a raccontare la loro, perché era la prima volta forse che parlavano del web in quel modo. Soprattutto del dark side del web, cioè di quello che oggi viene definita la FOMO, fear of missing out, la paura di perderti qualcosa che sta accadendo mentre tu non ci sei, come quando guardi le storie su Instagram. E poi negli ultimi anni invece siamo occupati di startup italiane per Rai 5, abbiamo fatto un giro dell'Italia ultimamente per Rai Storia e per la Commissione Europea, quindi abbiamo raccontato un po' il nostro patrimonio culturale, le nostre esperienze. E quello è in onda adesso, è in corso, no? Adesso, e sì, è andato in onda in questo periodo, a dicembre. C'è una grossa connessione strettissima fra la musica e la televisione, no? L'immagine in generale, no? Cioè quando tu fai un documentario o comunque un qualunque tipo di video, immagine, la musica che scegli è importantissima, no? Lo è per te? Per noi, nei documentari che facciamo io con Davide, che è il mio regista, la colonna sonora è sempre stata fondamentale. Io prima di iniziare a montare un documentario... Hai già in mente cosa... No, inizio a fare una ricerca musicale, esatto. Quindi parto da un brano che mi piace, non so, dai Chiasmos, perché penso che quel tipo di sonorità sia giusto, da Apparat a Aphex Twin, abbiamo sempre usato comunque musica elettronica negli ultimi anni, tranne nei primi anni dove usavo rock. E da lì parto e inizio a sentire, no, grazie a Spotify, YouTube, una serie di selezioni musicali che poi mi spingono a selezionare dei brani, e io scelgo sempre dei brani che siano vicini a quella che poi è l'immagine che voglio rendere magari di un personaggio. Sì. Quindi dipende sempre da chi ho davanti quando faccio l'intervista o dal luogo che sto raccontando. Sì. Quindi io scelgo sempre prima la musica, prima di passare al montaggio, che secondo me viene molto influenzato dalla musica che scelgo. Ottimo. Come si entra nel mondo dello spettacolo, come si fa carriera, fra virgolette, partendo da un posto piccolo, cioè partendo da una realtà che è provinciale? Penso di aver capito che ci sono diverse regole, perlomeno che hanno funzionato per me. La prima regola, che è stata quella che negli anni in cui lavoravo su Rete 8 mi ha sempre seguita, è quello di pensare, quando fai un progetto, a farlo nel miglior modo possibile. Ogni volta che fai qualcosa lo devi fare nel miglior modo possibile, con i miglior mezzi che ti puoi permettere in quel momento, con tutta la passione che tu puoi avere, perché non sai mai che quello può essere il motivo per cui qualcuno ti chiama per fare un progetto più importante, perché a me è capitato così. Infatti. Io feci una serie di documentari negli Stati Uniti, a New York, da sola, per conto mio, che lavoravo ancora su Rete 8, e fu il motivo per cui poi io venni presa in Rai, perché comprarono questa serie di documentari e iniziai a lavorare con loro. Quindi, prima regola, pensare sempre che stai facendo qualcosa di super importante, anche se è piccolo. Una seconda regola è avere una visione d'insieme, sapere molto bene quello che vuoi fare nella vita, però poi avere una progettualità step by step. Pensare sempre che ogni passo è importante per arrivare ad una meta. E poi il terzo punto, secondo me, è sempre mantenere una propria coerenza. Sì. Perché se tu scegli una tua linea editoriale, un tuo progetto, un tuo percorso, non puoi fare poi tutto. La coerenza è il fatto di sempre assecondare quello che secondo te è giusto per te stesso. E poi l'ultima cosa più importante è essere curiosi. Ogni fonte di ispirazione è un passo in più che fai verso una nuova persona che sarai domani. Va bene, Alice, grazie. Grazie a te. Ti ringrazio.